A noi non piace essere chiamati grillini. E per cortesia, smettetela di usare il termine grillini. Rinviato a giudizio al Vise Maniero sindaco 5 Stelle di Mira per lesioni colpose gravi per carenza nelle misure di sicurezza. Il sindaco di Mira è stato rinviato a giudizio, quindi un gradino ulteriore. C'è la vicenda del sindaco di Mira, che sappiamo tutti è da 2 anni imputato in un processo per lesioni colpose gravissime. Sindaco di Pomezia che ha nascosto ai propri cittadini e al movimento l'indagine, nessuno lo tocca. Il sindaco di Mira è 2 anni che è stato addirittura rinviato a giudizio e nessuno dice Ma di nulla. cosa sta parlando? Sto Un incidente in parlando uno stadio, l'impatto che di un sembra. rinvio a giudizio comunque. Il È un problema è incidente, è che accaduto un loro infortunio. buttano fuori coloro che Vabbè, ormai esprimono mettiamo tutto. dissenso, e qui ritorniamo all'inizio della trasmissione quando si rifiutano di avere delle regole democratiche dentro il partito e vogliono solamente quelli che dicono sì al capo. Sono l'esatta trasposizione del berlusconismo in grillismo, identici. Guardi, oggi hanno approvato l'emendamento che ristabilisce il metodo democratico nel sistema politico, cioè rivolto ai cittadini. Il Partito Democratico voleva inserire il metodo democratico solo all'interno del partito e tra l'altro decidere lui che cos'era o non era democratico. Io ho ascoltato, mi creda direttore, moltissimi esperti di diritto costituzionale in questi mesi e quasi tutti, chi con toni più alti, chi in maniera più morbida, ha dichiarato questa proposta del Partito Democratico incostituzionale. Quella Noi, di cui si è discussa di cui oggi. si è discusso, quindi abbiamo ristabilito, grazie al Movimento 5 Comunque, Stelle, voi avete l'allergia alla democrazia. Il comunque, fatto che si decide in noi maniera democratica per voi è un problema, per noi noi è un cacciamo i valore, che siamo condannati e diversi. voi Però, fate fare carriere ai no, ma non è condannati. assolutamente vero. Detto questo, per carità, noi abbiamo un po' di scettico che voi non avete. 5 Stelle Ovviamente pensano che straziate voi, no, no, che quotidianamente. voi vi tenete condannati, voi pensate che loro non hanno regole democratiche interne, naturalmente, tanto nell'ultimo periodo è tutto uno scambio Una di noia accuse mortale questo reciproche, ping pong perché tra basta PD che e 5 succede una Stelle. cosa, uno interviene Chi subito c'ha meno l'altro e inquisiti, chi ce l'ha eccetera, meglio, che non Ma cosa. infatti il tema è che noi siamo E garantisti, con la siamo politica sempre garantisti, proprio loro lo sanno una già cosa, da un ping tempo. Non si aspetta pong altro che succeda esuberante. qualcosa, uno Ah, dell'altro, stanno lì nessuno, pronti. lì hanno Tu ce l'hai due, io ce l'ho tre. No, ce l'avevo Però mi pensato io, creda, una cosa noi non abbiamo assolutamente mai detto e grottesca. non diciamo di Posso essere più dirvelo tutto bravi o più una belli. cosa Aspetti un grottesca. attimo, State aspetti facendo un un teatrino però questa grottesco. cosa va Guarda, interrotta perché c'ha ragione Riccardo, va a finire sempre datemi così. Non ne abbiamo nessuno la È politica. Non caduta lo la dico presunta solo io. superiorità morale No, del Movimento questo, 5 allora, Stelle. quelli veramente la superiorità morale non Ricomincia, l'avevano fai bravo, detto. tu stai parlando E solo tu. Parola del Noi abbiamo proposto passato, oggi che venisse vietato in questa legge il finanziamento ai partiti a chi voleva rimanere anonimo. Abbiamo proposto che chi si candida a qualsiasi livello elettivo pubblichi il curriculum, quindi con trasparenza il curriculum e il certificato penale, il PD ce l'ha bloccato. Cioè noi stiamo facendo delle proposte, non vogliamo fare polemiche, non ci interessa non nulla. è così, perché noi abbiamo detto che sopra i 15.000 euro Vabbè, non non ci può entriamo essere nel dettaglio anonimato, di... sotto sì, perché ci possono essere discriminazioni in Però altri quello ambiti, che e lo voglio sai. dire è che alla fine, se io aderisco al Movimento 5 Stelle o aderisco al Partito Democratico o aderisco a quello che decido io, mi assumo la responsabilità di aderire a un partito e di adeguarmi a quelle che sono le loro normative, perché nessuno me l'ha imposto, l'ho deciso io. E quindi voglio dire, da questo punto di vista, che finora non si sia mai stabilito che ci siano delle regole che devono valere per tutti, ha un certo senso, Certo. no? Perché Però poi lei succede trova terribili le regole E non del lo Movimento 5 voterà. Stelle e non aderirebbe mai perché dice a me non piacciono le espulsioni, non mi piace che si ragioni in questo modo, non mi Mi piace la piacciono i cosa. padroni. E loro trovano altrettanto, diciamo, inaccettabili le loro. Quindi, però non sarebbe meglio dal vostro punto di vista invece darvi una normativa, insomma, un po' più elastica, diciamo Ma noi la norma, interna, che non ma ce porti a l'abbiamo, queste direttore? espulsioni continue, che qua Allora, ce ne innanzitutto sono state le parecchie. espulsioni sono sempre o state votate dagli iscritti o deciso o confermate da questo Sì. organo di garanzia. Quindi, Quindi però, Pizzarotti l'ha votato al blog oppure no? L'espulsione. Pizzarotti, no, quelle regole che dice lei riguardano i parlamentari, quelle regole di cui stiamo parlando riguardano tutti gli altri iscritti. C'è l'organo di Quindi garanzia che interviene, l'organo di garanzia si valuterà la democrazia del corrette blog le è morta. controdeduzioni, mi Ok. lasci finire, le controdeduzioni, ma quello che dice lei, siamo perfettamente d'accordo ed è quello che siamo riusciti a ristabilire oggi. Non si può imporre un'idea di democrazia, perché l'idea di democrazia di un partito può essere E diversa, perché già la dispersa da legge quella di dice un altro. chiaramente Ma la che se democrazia è bella, esercitata, la vedrete che è libertà. una grande
grande liberazione. La polemizzatrice c'è libertà di come associarsi. Come non si è riusciti a esportare la democrazia in Iraq, non si riesce a esportare la democrazia nel Movimento 5 Stelle. È che ognuno ha la sua idea a imporre agli altri. Vorrei ricordare chi è stato eletto in Parlamento con qualche centinaio di click, che Renzi ha avuto 3 milioni di voti delle primarie, quindi ma proprio mancanza di legittimazione ve la respingo al mittente. Sì, ma non alle elezioni. Il Presidente del Consiglio, fino a prova contraria, non si elegge, ha Costituzione vigente, neppure con quella che mi auguro verrà modificata, poiché viene eletto il Parlamento che dà la fiducia, al governo. Anche la favola che state cercando di raccontare del fatto che non è stato eletto, bisogna cominciare a dire che non è vero, come tante cose che dite.